domani. È inizio una nuova puntata di War Talent, qui su Radio Dolomiti. Buonasera. Marco Consoli. Buonasera a tutti. Benvenuto. Quanti. Benvenuto. E poi Luis Belmiro. Buonasera a tutti. Poi abbiamo due splendide fanciulle. Bellissime. Alessia buonasera. Cavalieri. Buonasera a tutti. E poi Isabel. Buonasera, Tagliazzo. Salve. Benvenute. Benvenute. Abbiamo Anna... già preannunciato, sarà una puntata davvero meravigliosa, sarà memorabile. Noi lo diciamo sempre, ma sarà una puntata scoppiettante, piena di novità. Pazzesco. Una sfida finale. Con una sfida finale, guarda, non potete capire oggi. Innanzitutto io voglio aprire tutti i nostri canali per il pubblico, quindi potete interagire con War Talent on Radio tramite la nostra pagina fan Facebook, chiamandoci allo 0461 92 22 22 e quindi potete appunto interagire con le ragazze, fare delle domande anche a Marco Consoli. Certo, c'è ancora la promozione? Certo che c'è, infatti... Fra un po' lanceremo anche la promo e chi chiama vince con War Talent. Vince, yes. La compilation War Talent 12 e quest'oggi sarà firmata, autografata da Isabel Tagliazzo. E io la voglio, io chiamo da fuori. Quindi il numero è lo 0461 92 22 22. Esattamente, oppure inviarci un sms, giusto Anna? Al 348 51 40 444. State attenti, fra poco daremo il via appunto alle telefonate per il premio. Intanto potete chiamarci, inviare messaggi per parlare con le ragazze e con noi. Quindi iniziamo. Con la bionda o la mora? Con la bionda o la mora potete scegliere, oggi siamo veramente in mezzo al paradiso. Il top. Ma io voglio iniziare la puntata in modo diverso oggi, Marco. Sì. Voglio parlare di un grandissimo artista italiano. Parlo di Don Bacchi. Don Bacchi, lo sappiamo tutti, è un grande nome del cantautorato italiano. Ha pubblicato più di 17 album, tra cui uno live. Inizia la sua carriera nel 1962... Ha inciso il suo 45 giri in maniera indipendente e l'ha portato a chi? Ad Adriano Celentano. Viene subito scritturato e partecipa al primo talent show italiano, cosa molto interessante questa. Il talent show si chiamava Cantagiro e ha ottenuto moltissimo successo. Poi nel 1969 partecipa a Sanremo in coppia con Milva, presenta la canzone Un Sorriso che è arrivata terza nella classifica. Nel 71 scrive per Claudio Baglioni, nel 76 scrive per Mina la canzone che si intitola Sognando, alla fine degli anni 70 apre la sua casa discografica Ciliegia Bianca, poi negli anni 80 si apre su tantissimi fronti perché fa lo scrittore, l'attore, il protagonista di musical importantissimi in giro per l'Italia, è ospite di tantissime trasmissioni televisive e dopo aver scritto per Mina, Baglioni, Milva, scrive e canta con Isabel Tagliazzo, che è qui con noi questa sera. Salve, buonasera. Buonasera Isabel. Buonasera. Benvenuta. Tutto bene, sì. Tutto bene, ottimo direi, ottimo. Ma direi che va tutto bene anche a te, visto che certo. Appunto collabori con un mostro sacro della musica italiana. Certo, sì, è un onore per me. Immagino, perché appunto ha scritto per Mina, che è la voce per eccellenza, ha scritto per Claudio Baglioni, che è un grandissimo interprete, poi ha scritto per te. Ma cosa provi quando dici, cavolo, Don Bacchi ha scritto per me e ha duettato con me? È un'emozione impressionante, più che altro il fatto che un artista così importante abbia visto qualcosa di bello in me, no? Qualcosa di talentuoso in me. Questa è un'emozione... È fortissima, è una cosa che non mi aspettavo, sinceramente. Tra l'altro c'è una cosa di cui io e Marco andiamo fierissimi, che è il fatto che Emiliano Caponi, che è il produttore di Isabel Tagliazzo, il produttore di Don Bacchi, ma è anche il figlio di Don Bacchi, ha scoperto Isabel tramite un video di War Talent e noi siamo davvero orgogliosi. Appunto Emiliano doveva essere con noi qui questa sera, ma si trova all'estero, per cui si scusa, non devi scusarti perché stai alla grande, e quindi ci risentiremo prossimamente appena rientri e ti lanciamo anche un'altra richiestina speciale. Sì, dopo ne parliamo glielo subito, chiediamo. Sì, ma che Emiliano, dici se esatto deve farci questo regalo, dai. Allora Emiliano, una delle prossime puntate farci chiamare in diretta dal papà. Dal papà, del grandissimo Don Bacchi. Dai, che dai, dici? Dai Emiliano. Emiliano, dai, mi raccomando, Emiliano, contiamo aspettiamo. Su di te. E quindi scoperta da un video di War Talent che girava in rete. Emiliano, cosa ti ha detto quando ti ha contattato? Mi ha contattato e mi ha detto che War Talent mi aveva... Insomma, aveva notato qualcosa in me, ero stata notata da loro e quindi sono stata
è stata un'emozione grandissima. E il primo approccio in una casa discografica, appunto, che produce un grandissimo artista, perché Don Bacchi è un grandissimo in Italia. Sei arrivato in questa atmosfera particolare di musica, di vita musicale, perché loro vivono la musica 24 ore al giorno. Come ti sei sentita in mezzo ai più grandi musicisti italiani, in mezzo ai grandissimi cantanti italiani? Beh, un'emozione indescrivibile, non saprei descriverla. Allora, Isabel vince su Italia 1 un concorso importantissimo, no? Promosso dal MAS di Milano. Sì. Tu vieni scelta dai professionisti che collaborano al MAS, sì, come la miglior cantante partecipante nella al Talent canto, 1. Sì. Quindi nella categoria canto vinci una borsa di studio, sì, giusto? Partecipi e vivi un anno nella scuola MAS di Milano. Sì. Ci puoi raccontare un po' questa esperienza di vita? Sì, ho avuto l'opportunità di vincere questa borsa di studio. Sono stata scelta appunto nella categoria canto con Talent 1. Ho frequentato un anno a Milano, tra cui tra l'altro ho fatto anche la maturità in quel periodo, quindi è stato anche un anno un po' impegnativo. Sì. Ah, per cui frequentavi il MAS? Sì, perché la c'era mattina, obbligo di frequenza tutti i giorni, e in più facevo anche la maturità. Quindi vita facevo dura. Facevo anche la scuola, sì. Vivevi da sola? Vivevi con ragazzi? No, vivevo con altre quattro altre ragazze che erano delle ballerine, tra l'altro. Ah, okay. Quindi sì, convivevo con delle ballerine, non c'erano cantanti, stranamente. Stranamente. Hai imparato qualcosa dalle ballerine? Sì, anche sì. Ballicchia adesso. È dura, è veramente dura. È una vita dura e impegnativa, sì, immagino. Sì. E appunto mi dicevi che queste ballerine oggi le vedi magari ad amici, nei corpi di ballo delle trasmissioni, certo, importanti in prima serata. Certo, qualcuno sicuramente sì. Sì, sì. E ci sei arrivata anche tu in prima serata però, perché lo sappiamo, sì, ti abbiamo visto e appunto hai partecipato ai raccomandati in prima serata con Don Bacchi. Sì. Deve esserci stata un'esplosione dentro il tuo cuore. Ci puoi raccontare questa cosa? Cioè, vogliamo saperla. Stavo morendo, prima di salire sul palco stavo morendo. Anche perché era la prima edizione dei raccomandati, giusto? Sì, sì, era la prima puntata. E la prima puntata, per cui qualcosa di completamente nuovo. Probabilmente non sapevi esattamente tutto il meccanismo che c'era dietro. Sì. Raccontaci un po' qualche aneddoto, qualcosa che è successo, qualche... vogliamo sapere tutto, dai, su. Beh, prima di salire sul palco ero emozionatissima, stavo morendo, tremavo tutta, non sapevo più cosa fare. Però una volta che sono salita sul palco, e il fatto di avere vicino un grande artista appunto come Don Bacchi, ma più che altro lui come persona mi dava dato sicurezza. Sì, mi ha trasmesso parecchia sicurezza e sono riuscita a sentirmi anche a mio agio. Non cosa, subito, ovviamente. Ma cosa ti diceva dietro le quinte? Dai Isabel, cioè ti incitava oppure... Non lo so, pensava a se stesso o... Non lo so, dai, dici qualcosa, dai qualche piccolo segreto. Vogliamo dai, conoscere dai, un po' Don Bacchi. No, mi rassicurava, sì. No, ma rassicura. è una persona umilissima ed è anche molto ironico, eh. Ah sì? Sì. Quindi ti faceva un po' ridere, sì, per rompere, sì, il, sì, ghiaccio. Sì, sì, un sacco di battute, divertentissimo. Ma gli altri ragazzi anche dietro le quinte? Anche perché è un toscano, no? È un toscano. Per cui è divertentissimo per forza, dici. Ma no, con gli altri ragazzi sì, ci siamo conosciuti tutti, perché poi quella settimana c'erano anche le prove, quindi dietro le quinte ci siamo conosciuti, abbiamo avuto il tempo di conoscerci tutti e ci siamo divertiti. Vi siete durante divertiti le prove tanto. Ci si diverte anche. Assolutamente sì. Sì, ma poi tu hai aperto un concerto dei Ricchi e Poveri, mm-hmm, e uno di Don Bacchi a Napoli, giusto? Sì. Emozione a mille anche lì, oggi noi parliamo di emozione. L'altra. Ma sì, questo è successo prima o dopo i raccomandati? Questo è successo dopo. Dopo, quindi raccomandati. Dopo la visibilità che hai avuto appunto in prima serata, ti hanno chiamato per aprire questi concerti. Sì. Il pubblico deve essere stato vastissimo, immagino. Sì, poi per Don Bacchi, ovviamente. Sì, c'era la folla? Sì. E come ti sei sentita? Ti sei sentita piccolina? Sì. Ma quante persone c'erano? Davanti, quante persone avevi, Isabel? Ce n'erano tante. Una trentina, davanti ce ne sono state una trentina, anche di più. Trentina di persone o 30.000? No, beh, 30.000 no, però ce n'erano parecchie, diciamo. Tante. A Napoli, tra l'altro, un pubblico appunto, molto passionale, sì, quindi sì, deve essere davvero un'emozione grande. Vuoi parlarci del tuo primo album da solista? Sì. Sì? Allora? Allora, con questo vorrei ringraziare Emiliano Capone, appunto, per avermi permesso di fare questo CD, e lo salutiamo. Allora, questo CD, allora, all'interno ci sono 10 canzoni, e le canzoni spaziano tra diversi generi musicali, cioè spaziano tra il pop, l'elettronica, il neo soul, il rhythm and blues e l'elettronica anche, e
rock e il melodico. Quindi queste 10 canzoni però leggo che sono state scritte da Don Bacchi. Sì, i testi e le musiche sono assolutamente di Don Bacchi e con questo lo ringrazio per avermi permesso di cantarle. E poi sono state appunto riarrangiate, rimodernate da Giancarlo Capo e Diego Calcagno, i due arrangiatori. Dove possiamo trovare il tuo CD? Allora, il mio CD è scaricabile sulle migliori piattaforme digitali, tra cui la più importante è iTunes. Quindi basta digitare Isabel Tamiazzo e ci sarà appunto Il Volo di Farfalla. Perché così, Un Volo di Farfalla, sì. Ecco, che così è il nome del tuo primo album. Oppure nei negozi, la Fnac, la Feltrinelli, basta ordinarlo però con la distribuzione della Edel. Ah, ok, perfetto. Quindi facilissimo trovare appunto il primo CD di Isabel Tamiazzo. Isabel entra di diritto al Provini Studio a Vartalent 13. Sì. Perché? Perché è la seconda classificata a Vartalent 12. E anche 11. E anche 11, è vero. Anche perché Isabel è storica. Storica. Ci siamo conosciuti appunto a Vartalent 10. Nel primo praticamente. Nel primo Vartalent, esattamente. Esatto. Eravamo tutti e due in gara. Quindi siete cresciuti insieme. Sì, assolutamente. Paurissima. C'è un'ascoltatrice... In linea? Sì. Allora lo sentiamo? Sì, diamo voce a Daniela di Bolzano. Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Vorrebbe fare una domanda a Isabel. Sì? Ciao Daniela. Ciao Isabel. Io ti volevo fare una domanda. Io ho il tuo album, appunto, Un Volo di Farfalla, e volevo sapere qual è la tua canzone preferita del tuo album e perché. Allora... La canzone preferita per me è Grande Musica, perché è una canzone che descrive la musica proprio ed è un inno alla musica. È un inno alla musica e la descrive in tutte le sue sfaccettature. Quindi per me è di gran lunga la canzone che mi piace di più. È la tua preferita? Sì. Bene, allora. Grazie. Daniela, grazie di averci chiamato. Complimenti per il tuo album che è molto bello. Grazie mille. L'amore è forte. Ah, ecco. Grazie davvero di averci chiamato. Daniela. E adesso, visto che Daniela e grazie, te avete Daniela. Citato Grande Musica, che dire, l'ascoltiamo? Certo. Allora, nella compilation Vartalent 12 potete trovare la Grande Musica e nel CD Un Volo di Farfalla di Isabel Tamiazzo. Ascoltiamo adesso compilation Vartalent 12, Grande Musica. Nascoste in mille angoli, da luce a volto ed anima, miscolata la mia vita, mi sta incollata addosso con più di mille dita. Questa pazza, pazza musica, sempre a morire o nascere, o eternamente a fingere. E posso amare, odiare, piangere o scherzare, esser cattivo, buona, vigliacca oppure eroe, posso esser forte o debole, grandissimo o nessuno, bugiarda o anche sincera, simpatica, romantica o faccia da galera. Questa mia bastarda musica, con le sue arti magiche, impossibili, fantastiche, ti riporta nel passato, ti ributta in faccia tutto, chi tu sei stato, ti proietta nel futuro, bello, brutto, un po' inventato, con te musica già nato. Essere
questa grande, grande musica. Isabel Tamiazzo, grande musica qui che in voce. Bar Talent 2013 che sulla radio dei grandi ascoltatori. Mamma mia, ha fatto tremare i vetri qua, una voce meravigliosa. Meraviglia, sì. Anna era dall'altra che diceva: stanno ma come arrivando i messaggini. Vuoi leggere il messaggino? Dai, che ti è arrivato? Leggi. Mi è appena arrivato questo messaggino. Un caro saluto ad Isabel d'annunzio di Margherita di Savoia, sei bravissima. Margherita di Savoia in Piemonte, ci hanno detto. Sì, sì. Ci hanno detto dalla regia. Ci hanno detto dalla regia Piemonte, per cui è colpa di Anna se non è in Piemonte. Tra poco torna a Bar Talent. Qui su Radio Dolomiti. Dopo. Radio Dolomiti, la radio dei grandi ascoltatori. Ma tra messaggini, telefonatine, eh? Eh sì, telefonate dall'estero sono arrivate, mamma mia, oggi la puntata da urlo, infatti. Ma diciamo subito, chi è che ha telefonato? Chi è che ha telefonato? Isa, vieni qua vicina. Emiliano ha telefonato, Emiliano Capone, il mio produttore. E dov'è? È in Mar Rosso. Ah, bella vita il signorino. Buon ma cos'è sole. Che ti ha detto? Cos'è che ti ha detto? Raccontacelo. Ha ascoltato la vostra proposta e che organizzerà. E vai! E quindi aspettiamo Don Bacchi. Ma che meraviglia, che meraviglia. Tra l'altro, lanciamo una cosa importante anche per gli ascoltatori, no? Sì. Appunto, l'ascoltatrice che ha chiamato prima ha già vinto la compilation. Ma riapriamo le linee. Sì, oggi ne regaliamo due. Siamo buonissimi oggi. Quindi potete richiamare. Se volete fare altre domande, siamo qua e potete vincere ancora con Bar Talent on Radio. Ma adesso io mi sposto su Alessia Cavalieri. Chiama Alessia Cavalieri ed è la vincitrice della decima serata di preselezione Bar Talent 13. Nata a Trento sotto il segno del leone il 14 agosto 1987. Alessia si definisce allegra, solare, simpatica, lunatica e positiva. Ha partecipato alla seconda edizione del concorso Bar Talent ed è arrivata in finale. È con noi Alessia Cavalieri. Buonasera a tutti. Buonasera Alessia. Allora partiamo subito a bomba. Dai. Vogliamo capire quali sono i tuoi progetti per adesso. I miei progetti, oddio, sarebbero tanti, forse anche, oddio, non si sa neanche se si potranno realizzare, però insomma i sogni sono belli, no? Ma ci stai lavorando. Saper sognare e lavorarci, esatto, sappiamo che stai lavorando. Esatto, sì, sto lavorando, si porterà pian pianino, ovviamente le cose si faranno con calma, però si spera che in un futuro si arrivi a ciò che si vuole, insomma, giusto? Ci parlavi di un progetto che riprende Aretha Franklin? Esatto, sì, è un posto, lo nomino, è Giuseppe Aceto, un ragazzo che mi ha contattata dopo tantissimi anni appunto che non ci sentivamo. E nulla, insomma, infatti mi ha un attimino lasciata stupita il fatto che comunque abbia pensato subito a me, mi ha chiamato e mi fa: dai, perché non vieni a far parte del mio progetto, no? E quindi niente, mi ha messo nel suo CD, mi ha fatto fare un remake appunto di Aretha Franklin, esattamente Save Me. E nulla, a breve uscirà fuori questo CD, è un bel progetto, si spera possa andare avanti bene. Quindi noi lo attendiamo, lo ascoltiamo, esatto, volentieri, esatto. Con molta attenzione appena esce. Volentierissimo. Perfetto. Volentieri, ce lo porterai. Subito, appena arriva sarete i primi. Completa la frase, la musica per me è? Vita, speranza, spensieratezza e gioia. Ma quando canti, cosa esce dal tuo cuore? Ma quando canto io mi estraneo dal mondo, cioè io non vedo nulla, sono io e la musica. Allora vogliamo non vederci nemmeno noi adesso. No, che no, dici? No, chiudiamo gli occhi e ascoltiamo. Anche perché ti ascoltiamo. Radio appunto non ci vedono e quindi esatto. È lo strumento perfetto. Che esatto. Dici? Ci fai un pezzettino a cappella di qualche canzone che ti esce adesso dal cuore? Sì, allora ascoltiamo Alessia Cavalieri.
Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi, perché farei del male solo ancora a me. E scatta l'applauso. Evviva. Ma che meraviglia. Ma canti da quanto sei piccolissima? Io canto da quando ho 3 anni. Andavo in giro a cantare per casa, su dalle scale, correvo, cantavo. Cantavo anche la notte mentre dormivo, quindi i miei genitori mi hanno detto dai, fai qualcosa. E ovviamente erano secondo me disperati a forza di sentirmi cantare, quindi mi hanno iscritta ad un coro, insomma, alle Piccole Colonne. Alle Piccole Colonne. Sì. Esattamente, io ho fatto 9 anni nel coro delle Piccole Colonne. E un bellissimo, e non ho mai progetto, smesso, sì, molto molto bello, sì, per i bambini, sì. Li forma molto proprio anche a livello proprio caratteriale e ti aiuta a stare a contatto con le persone, e è stato bellissimo, insomma sono stati 9 anni molto molto positivi e nulla, dopo da lì insomma non ho comunque smesso di cantare, continuo. Hai frequentato un'accademia a Napoli, esatto, giusto? Esatto, Napoli, sì, sì. E sì, com'è, sì, l'esperienza di un'accademia? Bella, molto bella, molto positiva, conosci tantissime persone e poi vabbè, Napoli si sa è una città solarissima, c'ha gente spettacolare, ha un calore impressionante. E nulla, ho studiato un po' di tutto, lì ho fatto canto corale gospel, dizione, logopedia, recitazione, ovviamente non a livello teatrale, ma come porsi sul palco, come affrontare un pubblico, quindi molto molto bello, bellissimo, molto positivo, sì sì, veramente, lo rifarei tutto dall'inizio alla fine, veramente. Bellissimo. Allora chiedo una cosa a Marco Consoli, sì, abbiamo 2 voci fantastiche, sì, qua, facciamo questa sfida. Sì, dai, facciamo. Vogliamo un duetto? Siamo. No, oggi facciamo questa sfida, vedrai. È proprio una sfida. Vedrai che bomba. Siamo a Wimbledon. Canto e controcanto. Canto e controcanto, una cosa fantastica. Allora, facciamo così. Sarà una partita tennis, come una ha detto Marco tennis, Consoli. Sì. Per cui inizia una, poi parte l'altra, botta e risposta. Dai, ok? Chi inizia? La bionda e la mora. La bionda e la mora. Chi inizia? Perfetto. Chi inizia? La bionda, allora. Allora facciamo iniziare la bionda. Ecco, Luis, dobbiamo lanciare la monetina. Allora, inizia la partita. Isabel Tamiazzo. Vai, bionda. The rich man want a son of a preacher man. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Tu non sai cos'è il rispetto se non senti il dolore. And I will always love you. When I hold you in my arms, I'm no one who can change your world. When I hold you in my arms, my love is one in my heart and I feel nice. Anna, senza parole. Che paura, senza parole davvero. Altro che duetto, possiamo chiudere, ragazzi. Qui. Chiudiamo qui, tutto. Vale, perfetto. Andiamo a casa perché ormai più di questo non possiamo fare. Cioè, il top, davvero. Ragazze, che dire? Vi siete piaciute? Va bene? No, assolutamente, avrei qualcosina facciamo, da ridire. Facciamo, dai. Questo è il livello di Vertalent. Questo è la gara. Abbiate paura. Gara, questi livelli, guarda. Davvero, una bomba. Sì, tra l'altro, Marco, ti fermo e dico, devi salutare una persona. Chi devi salutare? Maria di Salorno ti saluto. Che ti ha fermato, appunto, ha detto io vi ascolto sì, sempre. Sì, esatto. Quindi non la lo salutiamo. Sapevo, no? E quindi, esatto, la salutiamo. Meravigliose, fantastiche. Meravigliose ragazze. Sì, sì, io sì, vi ringrazio tanto, tanto, tanto di essere state con noi. Ecco, e ricordiamo che la registrazione della puntata è sempre sul nostro canale YouTube e quindi questo momento non lo perdiamo perché rimarrà per assolutamente, lo sempre. Potremo riascoltare tutte le volte che vogliamo ed è per questo che da domani ci sarà il podcast su YouTube/Vertalent. Potete trovare appunto tutti i video di tutte le registrazioni e domani fresca fresca la puntata di oggi, quindi non potete perdervela.
Gli ultimi saluti da parte degli ascoltatori che hanno apprezzato moltissimo questa puntata, Giuliana, e poi Marco, un saluto a Isabelle e a tutti voi, e poi hanno chiamato anche lo 0461 92 22 22. Mario e Dodi, complimenti. Che meraviglia, puntata piena appunto anche della partecipazione dei nostri ascoltatori. Grazie di essere stati con noi. Vi rimando ai nostri canali. Noi abbiamo il nostro sito internet che è www.vartalent.it, la mail vartalent@libero.it. Ci potete trovare su Twitter, su Facebook, quindi ci potete trovare ovunque. Grazie a tutti. Marco Consoli, vuoi aggiungere qualcosina? Sì, voglio solo dire, visto ecco le performance di prima, questa è la gara, questo è Vartalent, quindi non perdetevi neanche un secondo ecco degli appuntamenti di Vartalent. Quindi se questo è il livello, immaginate il provino in studio, il provino alle feste vigiliane, poi la finalissima. A bomba. Tra l'altro settimana prossima novità importantissima, sì, ci sono per le finali di Vartalent. Lo diremo settimana prossima, ci sono delle novità veramente straordinarie e delle collaborazioni meravigliose, quindi aspettiamo, ecco, le annunciamo settimana prossima quando abbiamo l'ufficializzazione. Anche per la compilation parleremo settimana prossima, ci sono delle novità poi particolari, c'è grandissima il tour, novità, che un'idea pazzesca, è pazzesca, guarda, non vedo l'ora, veramente sono in fibrillazione perché sta arrivando il primo prototipo, chiamiamo così, non possiamo dire nulla. Hai già detto troppo, Marco. Veramente. Mi incuriosisce questo prototipo. Vedrai. Secondo me diventerà moda. Diventerà ma moda. Ma non solo per Vartalent, credo. Lanceremo. Forse ho capito. No. Lasciamo così, forse hai capito, Anna. Top secret. Non dico nulla, top secret. Tra l'altro, vabbè, non diciamo nulla, Marco, perché sennò è troppo facile scoprire. Andiamo di compilation e poi facciamo i saluti. Salutiamo ora, perché ringraziamo veramente con un abbraccio, grazie per la vostra disponibilità, Alessia Cavalieri. Grazie a voi, grazie di tutto. La Mora e poi la bionda Isabel. Grazie Tagliazzo. Mille, grazie a voi. Grazie. Luis Consoli. Luis Consoli. Ha fatto una sintesi, Luis. Buonasera, Mauro. Oddio, no, Belmiro Anna, sono sei io. Meravigliosa, guarda, facciamo. Ecco, ne approfittiamo per dire che Anna è il top. Ce l'hanno già detto, hanno detto: vi affidiamo a Anna perché Anna è il top di quello che abbiamo. Per cui, tac, ecco fatta. Io, Luis Consoli, vi saluto. Marco Belmiro vi manda un forte abbraccio. Un saluto a tutti, veramente. E noi ci vediamo venerdì prossimo, Anna. Però non c'entra nulla con il prototipo. Non c'entra nulla con il prototipo, che sia chiarissimo. Beh, Belmiro c'entra col prototipo. Io c'entro. Possiamo dire staremo questa. A vedere. C'entro o ci entro? Vedremo. Staremo a vedere. Fra 7-10 giorni ci sarà la notizia a bombazza. Grazie di essere stati con noi tutti, ascoltatori, coloro che sono su Facebook e ci stanno scrivendo. Ci stanno seguendo in tantissimi. In tantissimi, guarda, le puntate hanno raggiunto quasi 12.000 visualizzazioni su Facebook. Fantastico. Per cui, e da ovunque, Australia, Inghilterra, Germania settimana scorsa, perché appunto French Love ha fatto anche il saluto in tedesco, quindi stiamo conquistando il mondo. Franci VIP. Abbiamo pochissimi secondi, quindi passiamo alla canzone? Wake up everybody. E noi ci vediamo venerdì prossimo alle 18.30 su Radio Dolomiti. Grazie di essere stati con noi. Baci a tutti. Baci. Smack. Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. The very best you can. Oh.
doctors may be hoping.